progresso. Ehi, tu. Ehi! Hey. Grazie per avermi accompagnata, Pete. Dobbiamo fare molta attenzione. Non dovrei essere qui a quest'ora. Spero vada meglio dell'ultima volta. Non è stato bello. Non stiamo spiando. Stiamo indagando. La sera qui succedono cose strane. Cose che non piacciono al dottor Smythe. È una brava persona, sai. Vuole davvero cambiare questa azienda. Già, così dice il video. Insomma, si può sapere che cosa c'è che non va alla Oscorp? Credo stiano continuando le ricerche di Connors. Incroci genetici fra specie. Cose così. Ah, bella roba. Vogliono creare altri lizard. Non solo, temo. Ma ci servono delle prove. Le troveremo stanotte. La Oscorp ha le menti e le risorse. Perché non progetta qualcosa di utile? Sono tornata per questo. Il dottor Smythe vuole cambiare le cose. Già, le sue ricerche daranno inizio a una nuova era per l'umanità. Ok, aspetta un attimo. Natura e uomo. Uomo e macchina. La via del futuro. Beh, qui fuori siamo al sicuro. Non ce la faremo mai a entrare. Ci siamo. Abbassa la testa. Ehi, guarda che roba. Sapevo che il dottor Smythe è l'uomo dei nanobot. Ma ce ne sono anche di grossi. Pazzesco, tu con queste cose ci giochi tutti i giorni. Non mi stanco mai. Ehi, cos'è quello? Oh, wow. Forse è la prova che continuano il lavoro di Connors. Eri tu che dovevi sedarlo. Perché ti agita ancora? Mi dispiace, vi ho iniettato di tutto. Tutto a posto? Gwen, stai bene? Sì, grazie, dottor Smythe. Ehi, ragazzi, siete in guai seri. Cosa ci fate? Va tutto bene, sono con me. Che ci fai qui, Gwen? Sai che non devi mai entrare a quest'ora. Soprattutto con un ospite. Dottor Smythe, mi dispiace davvero. Il mio amico, Peter Parker. Peter Parker? Ti conosco di fama. Ho sentito molte cose su di lei. Dunque, perché siete qui? Oh, è tutta colpa mia. Sono sbalordito dai suoi traguardi alla Oscorp. Quando ho saputo delle grandi novità, insomma, dei nanobot, io ho voluto vederli di persona. Lavoravi con Connors, vero? Buffo trovarti qui, visto che passo il tempo a cercare di liberarmi di questi ibridi fra specie. Quello era un ibrido fra specie. Mi aveva detto che le ricerche di Connors sono ferme. Quanti altri ce ne sono qui? Non ti ho mentito, Gwen. Gli esperimenti sono fermi, anche se ci è voluto del tempo. Nessun umano si trasforma più in animale come Connors. Ma qui potete vedere che succede quando un animale si inietta DNA umano. Su, seguitemi. Sono sicuro che terrete per voi queste informazioni. È un altro di quegli ibridi? Pazzesco. Lizard ha quasi distrutto la città. Chi mai potrebbe continuare a creare quei mostri? Cambiare l'etica di una grande azienda richiede tempo. Alcuni scienziati ritenevano che queste povere creature avessero un'utilità. Ma io mi sono opposto. Questi ibridi presto spariranno da qui. Li trasferiremo al nostro biolab per tenerli al sicuro. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Ehi, questo ha mangiato oggi? Ha sempre questo aspetto. Gli scienziati sono andati avanti con le ricerche di Connors. Gli ibridi in questa stanza sono pericolosi e altamente contagiosi. Ecco spiegate le unità di contenimento. Ehi, dove è andato? Vieni fuori, amico! L'amico è una specie di virus. Qualsiasi contatto porta all'infezione. Un'infezione mortale. Se non si diventa ibridi a propria volta. Preferisco che resti umano. Continuiamo. Esiste una cura? Ah, per loro temo di no. Non sono mai stati umani. Sono nati in una piastra di Petri. Ma non c'è una cura, nemmeno per gli umani infettati. I tentativi di produrre un antidoto sono falliti. Vorrei sembrarvi crudele, ma dovete capire che quella creatura è un virus.
come gli animali che hanno portato la peste nera in Europa. Ehi, non penso di piacergli. Che strano, reagisce così solo quando ci sono altri... Altri bei ragazzi come me? Ci sono abituato. A differenza dei robot, le creature viventi sono imprevedibili. Preferisco avere il controllo. Imprevedibili, eh? Ma che cos'è? Un'iguana? Questa è la visita aziendale più strana della mia vita. Tranquillo, Parker. Ora si va al laboratorio Nanobot. Te ne innamorerai. Ne sono certo. Mi scusi, dottor Smythe. Mi serve qualcuno con l'autorizzazione per portare questo al settore B. Nah, non ho tempo. Beh, Gwen, forse è un bene che tu sia qui. Occupati tu di queste assurdità burocratiche. È una punizione per l'intrusione. Accompagnalo e poi raggiungici. Ecco, vede, preferirei accompagnarla. Non vorrei che la mangiassero. Ah, capisco. Sì, gli animali sono attratti dalla bellezza quanto l'uomo. Vi aspetto al laboratorio. Non ci ronzolate. È un ordine. Certo, dottor Smythe. Andiamo, Pete. È stato un onore conoscerla. Anche per me. Vuoi prendermi in giro? Mi sembra che sia un po' troppo, non trovi? È un'eredità pesante, ma il dottor Smythe si lascerà tutto alle spalle. Credo in lui. Ma che diavolo? Cosa gli hai fatto? Io? Proprio niente. Peter, penso percepisca il tuo sangue. Sta reagendo. Non avevo mai... Oddio! Sta rompendo il vento! Sta scappando! Colpa mia, non dovevo portarti così. Posso rimediare? Dottor Smythe, qualcosa non va! L'esemplare del Quota 4 si sta liberando! Libereranno tutti! Andiamolo fuori! Uscite tutti, possiamo ora! Possiamo aiutare! Firmerò una liberatoria più tardi. È troppo tardi. Uscite tutti qua! Devo attivare i robot per sicurezza. Devi andartene da qui. Non ti lascio sola. Metta fine all'opera del dottor Connors a modo mio. Peter! Qualcun altro sì. Oddio, no. Il topo. Bisogna fermarlo. Che facciamo? Spegnimento d'emergenza. Lasciamo agire i robot. Che cosa fai? Gwen! Peter! Peter! Aiuto! No, non può essere. No. Gwen, guardami! Gwen! Spegnimento d'emergenza inizia. Aiuto! Si apre questo affare! No! No! 40. Questi robot sembrano aver voglia di mangiare. Sono programmati per difenderci dagli ibridi. Quindi anche da te, tecnicamente. Fai attenzione, Peter. Oddio, hai visto? Non temere, guarda. Tirerò fuori di qui. Forse puoi oscillare con la ragnatela. E se quei mostri uscissero dall'osco? Questo non è il momento dei sì. Altri robot! Attento! Devono attaccarmi proprio tutti! Andiamocene da qui.
sistema di sicurezza Oscorp. La quarantena è di là. Resta qui, Gwen. Tornerò a riprenderti. Porterò in salvo. Grazie, Pete. Devo recuperare gli altri prima che tutto degeneri. Pete, sappiamo entrambi che è già fuori controllo. Il dottor Smythe saprà che fare. Trovalo. Ci provo, Gwen, ma mi domando che cosa accadrà a te. Non lo so, ma la situazione è grave. Sono infetta, Pete. Lo siamo tutti. Ricordi cos'è accaduto a Connors? Sappiamo cosa ci aspetta. Che mi dici dell'antidoto? Se ha già funzionato... Connors è stato esposto a un primo ceppo, a un antenato del virus che poi si è evoluto. È mutato. Non c'è più un antidoto ora. E se fermassi tutti gli ibridi? Vanno certamente fermati, ma anche in questo caso è possibile che il virus si diffonda. Gwen, stai calma. Non permetterò che ti accada nulla, chiaro? Ce la caveremo. Troverò il dottor Smythe e gli altri. Forse non è troppo tardi. Aspetta, Pete. Prendi l'Ospon sul tavolo. Il che? È il telefono della Oscorp. È ancora un prototipo, ma almeno potrò chiamarti. Ok. Torno qui non appena posso.